presidente Candeloro, due giornate dedicate agli ITS abruzzesi, poi per fare il punto della situazione, per presentarle ai ragazzi e per far capire che queste sono veramente delle opportunità importanti per la nostra regione e per il futuro dei giovani. Delle grandi opportunità, come è importante orientare, l'orientamento è alla base di un corretto percorso scolastico, perché se poi si sbaglia si incrementa l'abbandono scolastico, che è una piaga di questo paese, e si riduce ancora di più la percentuale dei laureati, che è molto bassa, del 26% in Italia. Quindi un percorso terziario subito professionalizzante, immediatamente spendibile. Il placement per noi dell'ITS meccatronica è del 93%, quindi i ragazzi, il 93% dei ragazzi a un anno dal diploma trovano lavoro, spesso un buon lavoro. E in questi anni l'esperienza dell'ITS qui di Lanciano, ma anche di quelli abruzzesi, che segnali sta dando, oltre a quello poi dell'occupazione, che è molto importante? Ma noi, il mio compito era crescere o far crescere l'ITS o contribuire a farlo crescere in qualità e in quantità. In qualità siamo ITS eccellente da molto tempo ormai, quindi siamo nel ranking dei 130 ITS italiani, siamo verso il decimo posto, che non è facile per una regione come questa. E in quantità abbiamo aperto il secondo corso con Sevel, che è un grande passo avanti per una grandissima azienda, la più grande di questa regione, e vorremmo aprire un terzo corso, quindi 6 contemporanei, cominciando a diplomare almeno 100 ragazzi l'anno, che è un buon risultato. Ecco, una estensione anche territoriale con diverse zone dell'Abruzzo che sono poi toccate dagli ITS. C'è prospettiva anche per altre sedi nella nostra regione? Deve essere così, perché l'idea degli ITS è di avere una fondazione ma molti corsi, magari anche in sedi diverse. Questo è un concetto giusto nell'ottica della flessibilità, che è l'idea base degli ITS, quindi seguire le esigenze produttive lì dove sono e curvare i programmi a seconda di quello che richiedono le aziende del territorio. Voi siete due studenti dell'ITS di Lanciano al primo anno, come mai avete fatto questa scelta? Allora, io ho scelto l'ITS di Lanciano perché mi offre la possibilità di frequentare anche l'università telematica Uninettuno, che ha sede appunto nello stesso istituto dell'ITS, e mi riconosce alcuni dei crediti dell'università frequentando ingegneria gestionale. E cosa ti aspetti dal tuo futuro professionale una volta terminato questo corso? Beh, mi aspetto sicuramente di avere più possibilità rispetto a chi ha solamente un diploma, facendo anche la specialistica all'ITS, in più facendo l'università. E per te come sono questi corsi che hai iniziato a frequentare quest'anno, le materie, insomma, il tuo percorso? Beh, questi percorsi innanzitutto li vedo molto attinenti con quello che desidero fare nella mia vita. E avere una specializzazione al giorno d'oggi con la nuova rivoluzione, l'industria 4.0, è molto importante essere pronti a quello che richiede il mercato. Quando hai dovuto valutare cosa fare dopo le scuole superiori, cosa ti ha fatto scegliere proprio l'ITS e non magari un altro percorso? Beh, innanzitutto l'ITS, ho avuto modo di fare orientamento con l'ITS, quindi avevo già una visione piuttosto chiara di questa scuola. E ciò che mi ha fatto scegliere l'ITS è stato appunto il percorso che sarebbe stato svolto in questa scuola, che mi interessava molto e per cui ho scelto questa scuola. Trasporti e mobilità sostenibile sono delle sfide per il futuro che soprattutto nella nostra regione vengono guardate sempre con più attenzione. In questa direzione va la strada di questo ITS di Ortona, che insomma si sta facendo strada. Come sono i vostri piani? La materia dei trasporti e della mobilità sostenibile è una materia trasversale per tutti i settori, perché tutti i settori produttivi hanno ovviamente bisogno più o meno di logistica e quindi di trasporti. La scelta dell'ITS Ortona è perché si sente il bisogno di una formazione specialistica per quanto riguarda questo settore, soprattutto per quanto riguarda il settore passeggeri da cui io provengo. Infatti l'ITS di Ortona è uno dei pochi a livello nazionale specialisti
che si specializza proprio sul trasporto passeggeri, e quindi questa esigenza è dovuta dal fatto che sempre più le aziende hanno bisogno di personale formato secondo le ultime tecnologie vigenti, le ultime tecnologie esistenti. Gli studenti che frequentano questi ITS su che materie si confrontano, su che preparazioni hanno poi? Allora, gli studenti che si confrontano, cioè che sono iscritti all'ITS, seguono un corso di 1800 ore, di cui 800 ore sono effettuate e svolte all'interno della scuola, e le altre vengono effettuate presso laboratori scientifici o presso stage nelle aziende che hanno aderito alla fondazione. Quindi, a seconda della loro indole o comunque della loro scelta, possono orientarsi sul trasporto merci portuali, trasporto merci su strada o addirittura trasporto merci dell'ultimo miglio, cioè quelle che portano i singoli pacchetti comprati in e-commerce a ogni abitazione, oppure possono dirigersi verso il ramo del trasporto passeggeri. Nel ramo trasporto passeggeri la frontiera di oggi è l'infomobilità, cioè l'argomento importante e caldo è quello dell'infomobilità, cioè quello di rendere accessibile all'utente il servizio che la Regione Abruzzo offre, cioè l'utente oggi non conosce qual è l'offerta di servizi che la Regione Abruzzo, per mezzo di tutti i vettori esistenti, offre all'utente. Quindi lo scopo è quello di rendere visibile il servizio, l'offerta dei servizi pubblici. Voi frequentate l'ITS di Ortona, come mai avete fatto questa scelta di questo che è un nuovo corso, tra l'altro? Buongiorno, ho fatto questa scelta perché, provenendo appunto dal nautico, diciamo, è stato quasi naturale sceglierlo, perché ci occupiamo molto di trasporto merci anche in via marittima, e quindi mi è interessato molto e mi piacerebbe comunque lavorare in quest'ambito, e l'ITS ce lo permette, quindi ho intrapreso per questo. Tu, nel momento di affrontare la tua scelta, perché proprio l'ITS e non magari un altro tipo di corso di studi? La differenza tra un altro percorso di studi è quello di ricevere una formazione più generica, che ha meno contatto con le imprese solitamente, perché le università italiane purtroppo non sono molto relazionate con il territorio. L'ITS nella loro natura invece nascono proprio come consorzio con i privati, che hanno bisogno delle figure lavorative del futuro, che non sono né quelle di base e né delle figure che portino livelli apicali o teorici. Quindi riusciremo sicuramente, grazie all'impegno degli imprenditori così come di chi ci forma e che ce lo stanno dimostrando in questo nostro primo anno, a inserirci nei contesti lavorativi anche attraverso i project work e gli stage estivi, ad essere quello di cui hanno bisogno le imprese e noi a soddisfarci professionalmente. Ecco, proprio nel vostro futuro immaginate un impegno qui nella nostra regione, nel nostro territorio, oppure non so, guarderete poi anche fuori o all'estero? Sicuramente c'è la possibilità di andare a lavorare fuori all'estero, ma la bellezza, probabilmente la differenza di questo corso che stiamo frequentando in logistica e trasporti, è che la logistica e trasporti, sia essa di persone sia essa di merci, sono presenti e ce n'è esigenza in qualsiasi territorio e quindi anche in Abruzzo. Questi primi anni, questi primi corsi sicuramente saranno fondamentali per lo sviluppo del futuro del trasporto in Abruzzo. Nel tuo percorso di studi che stai affrontando fino adesso, cos'è che ti sta entusiasmando di più dell'ITS? Beh, mi entusiasma molto il trasporto merci, anche in materia doganale. Diciamo, ci occupiamo delle entrate e delle uscite delle merci e in porto. Quindi l'ITS di Teramo si rivolge ad un settore molto importante anche per la nostra regione, come quello dell'agroalimentare, con la formazione di profili che poi trovano un grande sbocco lavorativo, certo, nel loro futuro. Quindi è importante, ripeto, questi percorsi che organizza e propone l'ITS agroalimentare di Teramo, perché la vocazione abruzzese è l'agroalimentare. In questi giorni siamo veramente presi d'assalto come gusto e come prodotto al Vinitaly, ma anche alle altre manifestazioni che sono proprio in questi giorni
in Italia a proporre le eccellenze abruzzesi, e le nostre eccellenze, ripeto, sono nel settore agroalimentare. Ecco perché invitiamo i ragazzi a specializzarsi, ad operare nelle imprese che hanno bisogno sempre di più di persone che sappiano fare soprattutto promozione, marketing, e dare la possibilità a queste imprese anche di internazionalizzarsi. Quindi diventa una specializzazione importante e molto, molto attuale. E ripeto ancora una volta, l'ho detto anche in altre sedi, che il settore agroalimentare è, se non l'unico, ma uno dei pochi settori che riesce ancora ad attrarre occupazione. Oggi chi fa questi corsi, chi fa anche altri corsi del settore agroalimentare, trova occupazione in modo facile, ma facile nel senso che se si specializza, se acquisisce competenze, capacità e conoscenze, lo può fare davvero. Davvero significa che almeno l'80% di questi soggetti trovano occupazione nei successivi 6 mesi dal diploma o dalla certificazione delle competenze che offre l'ITS stesso. La modalità di formazione dell'ITS è molto particolare, e forse ed è proprio per questo che è così efficace. Sì, a parte l'aula, che è una cosa importantissima, perché la didattica teorica occorre, ma la cosa più interessante è il rapporto che questi ragazzi hanno con le imprese, perché l'attività di tirocinio che offre l'ITS agroalimentare di Teramo è proprio questo: l'immissione anche non protetta, perché comunque i ragazzi si occuperanno di progetti che l'azienda dà, permette a queste aziende di conoscere i ragazzi di farsi conoscere e nello stesso tempo imparare come si opera in un'azienda reale. Questa è la cosa più importante, il rapporto tra ragazzo e impresa, e l'impresa che poi ti lancia se il ragazzo merita e se acquisisce sempre di più queste competenze necessarie. Il vostro ITS forma figure che si occupano di efficienza energetica, tema molto, molto attuale, tema del presente e del futuro. E quali sono i ragazzi che si iscrivono al vostro istituto? Allora, il focus del nostro istituto, come diceva lei, è l'efficienza energetica, che è uno dei temi più importanti, tra i più importanti nell'agenda nazionale economica e industriale. I nostri ragazzi sono prevalentemente dei tecnici che provengono da istituti tecnici industriali e istituti tecnici professionali, istituti per geometri, ma il nostro è un istituto particolare perché si caratterizza per la presenza anche di diversi laureati e laureandi in architettura, ingegneria edile, scienze ambientali. Noi, poiché siamo un istituto del MIUR, quindi funzioniamo col sistema dei crediti universitari, ammettiamo direttamente al secondo anno laureandi o laureati in queste discipline tecniche. E il futuro di questi ITS, che insomma stanno vivendo una fase positiva di crescita, quelli abruzzesi sono in ascesa, in quella che poi rappresenta quella formazione dei giovani, magari di quelli che non scelgono il percorso tradizionale universitario ma si rivolgono a questo tipo di formazione, qual è? Allora, noi abbiamo dei vantaggi molto importanti come istituto di formazione. Siamo in una crescita direi esponenziale, per un semplice motivo: perché l'economia e le aziende italiane e multinazionali chiedono sempre più tecnici, quindi sempre più formazione terziaria non universitaria, perché ha la caratteristica di essere una formazione molto tecnica on the job, che prevede dei percorsi di project work molto importanti sia in Italia che all'estero. Quindi i nostri studenti sono formati in aula ma lavorano molto in azienda su progetti ben definiti, e sia in Italia che all'estero parlano inglese, acquisiscono certificazioni importanti come certificazioni CAD, BIM di conoscenza della lingua inglese, ed hanno appunto una formazione che oggi, in un'epoca di industria 4.0, è molto richiesta dalle imprese. Un ITS con al centro la moda, perché insomma oltre alla creatività che è alla base poi del settore, c'è bisogno di tante altre competenze, sono quelle che affrontate. Certo, perché sono finiti i tempi in cui il modellista, il sarto, si vedeva un pochino, aveva forse l'esperienza per produrre dei modelli e poi affidarli a chi li avrebbe poi immessi sul mercato. Tutto ciò con un corso che siamo già al primo anno, è quasi concluso,
stiamo dando la possibilità, si chiama Modellista 4.0, stiamo dando la possibilità a tanti ragazzi di coltivare le proprie passioni, dando tutti quegli strumenti, in questo caso digitali, per diventare specialisti nel settore del fashion, della pelletteria e degli accessori. Per cui è fondamentale studiare e dare quell'approccio giusto, si chiama design thinking, che significa un nuovo modo di pensare, partendo sia dall'idea che è fondamentale e per arrivare al prodotto finito, passando attraverso la progettazione virtuale, attraverso il marketing, attraverso il packaging, cioè tutto ciò che si deve fare per mettere sul mercato un prodotto e un'idea. E tutto ciò viene insegnato attraverso 1000 ore di lezione in aula e 800 ore presso gli stage, attraverso degli stage all'interno di aziende che si sono offerte di fare gli stage. La probabilità di essere assunti è altissima, gira intorno all'80%, per cui chi vuole intraprendere qualcosa in questo settore, il settore della moda, ha ottime probabilità di entrare nel mondo del lavoro.